Très bien. 3 sur 4, première. Voilà. Cadré. Ben moi, je jamais pensé que j'étais belle. Hein. Moi, au début, je pensais pas que j'allais faire du cinéma. Et total, après, j'ai fait 184 films, quoi. Et tu, quanto mi guardi, cosa pensi? Indomabile, però è proprio l'aggettivo giusto. È bello, sì, vero? Sì, sono perché? Molto contenta. Perché l'aggettivo giusto? Perché l'aggettivo giusto? Perché è strano come comunque, anche se una persona non conosce bene qualcuno, si avvertono delle cose. Di mamma questa cosa penso che la gente l'abbia percepita e intuita, come anch'io l'ho intuita in mamma. E appena abbiamo iniziato a parlare di questa idea di affidare a me la cura di questo libro, mi è subito venuta questa indomabilità. Intanto perché mamma oggi è più libera da tante cose, dunque ancora più indomabile di prima. Poi guardando la sua vita ci sono tanti punti, no? Il no all'America, non rimase in America, mm-hmm. Anche quello era un atto di indomabilità in fondo, perché gli stavano proponendo di fare carriera lì, che non era facile dire no, guardate, io me ne torno in Italia. Io poi sono figlia di questo grande atto di indomabilità, che è stato l'incontro con mio padre, che comunque ha capovolto la sua vita in tanti modi. Dunque io in quanto donna sono cresciuta con questa forte immagine di una donna che ha osato cambiare tutto. Infatti, come Fellini gli dice, ma tu saresti capace di cambiare tutto per una cosa? E mamma in fondo l'ha fatto. Dunque per me l'indomabilità era qualcosa di molto evidente, che però poi andava guardato nel dettaglio e come questo filo conduttore possa anche essere visibile in momenti dove appare meno, in modo meno dirompente, che sono ovviamente i primi anni della sua carriera, però nei primi anni della sua carriera in cui lavorava tantissimo e la vita privata era molto da parte, mi sono accorta appunto che nei suoi ruoli, in quello in cui venivano a chiamarle i registi, invece ci stava questa parte qui. Barbara, dove è andato il bene che mi volevi? Rispondimi. Dove è andato il bene che mi volevi? Io te ne voglio sempre, ma non più da moglie e marito. Perché non più? Perché non siamo moglie e marito. C'è una cosa che hai scoperto che ti sfuggiva, no? Come... Eh sì, il primo incontro, il racconto di Masolino è stata una grandissima scoperta per me, non sapevo. Sai, sono quelle cose, hai dei pezzi, sai che è arrivato a Venezia con questo concorso, eccetera. E poi durante un pranzo Masolino, un amico, mi raccontò che fu lui ad andare per primo a dover parlare con lei, perché Cristaldi era un po' timido, era un giovanissimo produttore e questa storia mi sfuggiva completamente. Tieni, bella. Un omaggio per te, dal tuo Tancredi. Oh, grazie. E puoi ringraziare pure Zione. Grazie. Senti, che mamma è stata con te, che mamma è, perché... Ma è stata una mamma che mi ha desiderato, che mi ha voluto, poi sono la figlia di un amore molto importante che è stato quello con mio padre, che per lei è ancora l'uomo della sua vita, insomma, è l'uomo più importante. E, dunque sono una figlia, sì, in quel senso molto fortunata, ed è stata una madre che mi ha dato molta indipendenza, molta fiducia, molta indipendenza e che ha... Insomma, mi ha dato molta fiducia. Mi sembrate molto complici comunque. Sì, no? Ma lo siamo sempre state. Noi siamo partite da mamma nell'89, decise di partire con me in Francia. Eppure lì fu un grande atto di indomabilità, perché in qualche modo lasciò
l'Italia, lasciò la grande casa, andò a vivere con me in un appartamento a Parigi, lasciò anche mio padre in qualche modo, insomma, cioè non è che si lasciarono completamente, sì, sì, però voglio dire che lei non, viveva male questo fatto di stare soltanto in campagna, fuori, necessitare macchine per fare cose, dunque c'è stato anche lì un altro cambio molto forte e andammo a vivere insieme e sicuramente il nostro rapporto si è molto rafforzato in quei, dai miei 10 anni in poi, e poi mi ha lasciato molto libera, io ho vissuto a Londra, poi sono stata in Italia e da qualche anno, con anche la sua età, che per carità balliamo e ridiamo, però nel senso che adesso mi sto occupando anche un pochettino di lei, mm-hmm, e adesso viviamo parzialmente insieme anche con mio fratello Patrick, abbiamo preso una casa fuori Parigi presso, vicino a Fontainebleau, e dunque insomma adesso ci la coccoliamo un po'. Queste rughe sono, sì, belle, mi ha detto, no? In una delle, sì, interviste. Sì, sì, forse poi... è un po' anche questo il segreto di tua mamma, no? Saper accettare. Ah, sicuramente, mamma, vabbè, ovviamente come lo sapete non ha mai fatto chirurgia plastica, eccetera. E dunque quella cosa bella. E poi mia nonna, sua madre, le diceva sempre: a te non ti si vedono le rughe perché ridi sempre. Esatto, è questo. Ed è vero che mamma sorride tanto. E in fondo quando hai un volto espressivo, quello che si guarda non sono le rughe, sono l'espressione.